L'Africa non è nera, raccontare un continente oltre i cliché. Questo il titolo dell'incontro tenutosi mercoledì 13 dicembre in Aula Capreti dell'Università Cattolica di Brescia e organizzato dal docente universitario Gerolamo Fazzini. Protagonista della mattinata Anna Pozzi, giornalista di Mondo Emissione, che ha raccontato attraverso i 30 paesi africani visitati le problematiche e le aspettative di questo continente. I giovani italiani conoscono poco l'Africa e non è del tutto colpa loro perché appunto se ne parla veramente poco. Quelli che la conoscono iniziano a guardarla anche con uno sguardo diverso rispetto al passato, come appunto un'opportunità di giovani che incontrano altri giovani che pensano di poter costruire qualcosa di positivo insieme, non semplicemente in termini di solidarietà, ma proprio in termini di investimento, di imprenditoria, soprattutto nell'ambito tecnologico. In molte parti dell'Africa, soprattutto nelle grandi metropoli, stanno nascendo delle esperienze molto interessanti dal punto di vista appunto tecnologico. Ci sono degli hub molto avanzati, ci sono tanti giovani molto preparati da questo punto di vista che stanno veramente inventando start-up, nuove application che incidono veramente anche sul vissuto della gente comune, per esempio per i trasporti, per il money transfer, nel contesto sanitario e ovviamente anche nel contesto dell'istruzione. Questo crea anche delle opportunità per i giovani italiani che decidono magari di investire il proprio futuro in alcuni paesi di questo continente dove si stanno creando davvero delle enormi e significative opportunità. Un evento che ha visto partecipi molti studenti universitari e che ha permesso una conoscenza diversa e unica di questo continente.